Cari amici telespettatori, benvenuti a questa nuova puntata di Extra. Come sapete è il primo programma in Veneto e oltre che tratta esclusivamente di cultura, di talenti e di curiosità anche riguardanti l'attualità. Infatti oggi parleremo proprio di un tema molto caldo, molto scottante, ovvero la situazione Covid in Cina, con il professor Francesco Lamberti, che è stato peraltro già nostro graditissimo ospite e che già all'epoca, quando venne qui convocato per trattare della questione Covid, aveva avuto delle intuizioni che poi si sono verificate come reali. Possiamo però parlare anche di qualcosa di bello in apertura, come nostro solito, una piccola rassegna culturale di quelle che sono le manifestazioni che vi consiglio. Un recital divertente, malizioso e poetico, un cineconcerto per un evento in famiglia dal 9 al 21 febbraio a Palazzo Bruzzane. Vi è appunto questa bella iniziativa che coniuga la musica e l'arte, un cineconcerto, quindi con anche delle immagini cinematografiche. Andiamo poi avanti, non si può non parlare di Robert Capa. Siamo nel Rodigino, Cinema Teatro Duomo di Rovigo, una rassegna dedicata alla mostra su Robert Capa, la sua opera intera dal 1922 al 1954. Ecco, le date che dovete segnarvi sono il 12, il 19 e il 26 gennaio, perché a Cinema Teatro Duomo di Rovigo vi sarà proprio un documentario dedicato a queste tematiche. Andiamo poi avanti verso i 20.000 visitatori per la mostra Kandinsky e le avanguardie, punto, linea e superficie. Qui siamo al Centro Culturale Candiani di Mestre. Fino al 21 febbraio 2023 la retrospettiva è aperta al pubblico. Andiamo direttamente però alla tematica di oggi, una tematica sicuramente meno piacevole rispetto a queste manifestazioni citate in apertura. Parliamo però con il professor Francesco Lamberti, che è ai nostri microfoni. Buongiorno e benvenuto, professore. Buongiorno, mi piace che io sono sempre quello che non è, che non fa cose che non fa cose divertenti, insomma. No, fai cose divertenti, ma in questo caso sei portatore di testimonianze poco piacevoli. Ecco, la situazione Covid in Cina. Allora, io ti do del tu perché ci conosciamo e sarebbe un po' ipocrita darci del lei in TV. Allora, racconta ai nostri telespettatori, tu peraltro sei presidente di Quarto Quadrante, un'associazione culturale che tocca proprio queste tematiche d'attualità e politica. Quindi in apertura una piccola biografia. Sì. Di Quarto Quadrante? Sì. Beh, allora, Quarto Quadrante è un'associazione che ormai ha un annetto, ci impegniamo a costruire degli eventi, a parlare con le persone, a farle parlare, a dare loro il microfono sul web, sia in eventi streaming che eventi dal vivo, sia per, attraverso articoli tematici, per cercare di dare un taglio, attuale alle politiche che vengono adottate nel mondo, tipicamente quelle italiane, dando un taglio sempre molto liberale e libertario, quindi molto critico nei confronti dello statalismo, del paternalismo e del progressismo dilagante di questo periodo storico che sta un po' distruggendo l'umanità. Però insomma non ci dilunghiamo perché sennò... Ecco, quindi per chi a casa volesse approfondire Quarto Quadrante, le sue attività, quali sono i canali social? Beh, allora, il sito web è www.ilquartoquadrante.it, la pagina Facebook è la si può trovare su Facebook cercando Il Quarto Quadrante. A me mi trovate, brutto da dire, ma si capisce, su Facebook, però insomma ci trovate su quei canali lì, insomma. Bene, allora cari amici a casa, se volete risvegliare la coscienza sappiate che i consigli dati dal professor Francesco Lamberti sono anche sui suoi social e sui social di Quarto Quadrante. Entriamo nel vivo della questione Covid. Allora, tu sei stato in Cina per quanti mesi? 2 mesi, sono tornato 10 giorni fa. No, 10, 15 giorni fa. Ecco, quindi in 2 mesi, che sono circa 60 giorni, hai potuto sperimentare notte e giorno la situazione Covid-Cina.
Qui in Italia le notizie sono piuttosto allarmanti sulla questione cinese. Proprio ieri guardavo il TG e si fa proprio cenno a una difficoltà addirittura di reperimento di antinfiammatori, antibiotici e tutto il resto, dicendo che la questione cinese ha bloccato addirittura la produzione di certi farmaci perché servono ai cinesi. È vero o non è vero? O è esagerato? Allora, che ci sia una polarizzazione dei farmaci sulla Cina adesso è assolutamente vera e il motivo è semplice. Il motivo è perché non esiste il medico di famiglia in Cina. Cioè, io ho vissuto proprio un momento di grande controllo e grande fobia da parte delle autorità sulla parte cinese, sia il momento di rilascio di apertura globale che è stata praticamente istantanea nel giro di 3 giorni, sono passati da zero a infinito. E questo ha scatenato grosse paure da parte dei cinesi, perché i cinesi, essendo figli del sistema comunista, sono abituati al paternalismo di Stato, quindi loro non hanno una cultura personale dal punto di vista della farmacovigilanza o dell'attenzione alla sanità e cercano e si fidano sempre di quello che viene detto dalle autorità. Questo è il grosso problema che io vedo dalla Cina. Il fatto che i cinesi adesso vadano in cerca del Brufen, a cui io ho dato varie scatole ai miei contatti là in Cina perché avevano una paura incredibile di quello che gli poteva succedere, deriva dal fatto che loro mancano di un supporto anche psicologico, che potrebbe essere il medico condotto da noi, o una cultura che si può banalmente fare su Google, perché sappiamo bene che tutti guardiamo quando abbiamo qualcosa, un piccolo rimedino su internet. Loro, avendo il Great Wall Web, non riescono a fare questo tipo di ricerche e quindi hanno paura anche di un semplice mal di gola. Il fatto che fossero stati bloccati, chiusi in casa per vari mesi, è legato al fatto che i cittadini stessi hanno accettato di buon grado questo tipo di, come si dice, di barriera verso l'esterno, proprio perché avevano paura di un qualcosa che non conoscevano e fidandosi esclusivamente di quello che dice il governo, di quello che gli viene detto, non si sono fatti una cultura critica, e anche una cultura scientifica o farmacologica, cioè banalmente, se loro hanno un piccolo problema, loro vanno sempre in ospedale. Il WhatsApp cinese, che è WeChat, come probabilmente molti sapranno, è pieno, il mio WeChat è pieno di momenti, che sono gli stati, di cinesi impauritissimi per un 39 di febbre. Quindi la necessità di rimanere in casa, di cercare dei lockdown o dei tentativi di non muoversi, è assolutamente supportata dal fatto che loro non sanno come comportarsi. Ho capito, È ho capito. molto strana come cosa, però è effettivamente così. Cioè loro, non avendo anticorpi, perché nei mesi, negli anni, hanno sempre mantenuto mascherine per qualsiasi idiozia, basta un niente, attenzione che se no sottoterra magari non prende bene. Loro hanno questa grande difficoltà a gestire la patologia, tale per cui al primo screzio vanno immediatamente in panico e devono per forza di cose rivolgersi all'ospedale. Ma quindi non è vero che la variante Covid cinese è molto aggressiva? Perché in questi giorni io ho visto anche proprio dei reportage su file e file di carri funebri, su problemi in Cina per cremare la gente. Cioè queste notizie che arrivano in Italia sono notizie pompate o effettivamente la variante cinese è più aggressiva? Allora, io seguo un canale WeChat in cui viene tradotto pari pari in inglese. Aspetta perché ho un ritorno di quello che dico. Dove io le si legge tradotto pari pari in inglese le notizie cinesi. Quindi non è un media occidentale, ma un media cinese che viene tradotto in inglese. Infatti si vede perché insomma, anche l'inglese non è proprio il massimo. Quello che si vede, ovviamente il mio punto di vista, io ero nello Zhejiang, che è una delle zone più ricche della Cina, quindi insomma ho una statistica anche discreta, chiaramente.
Quello che si vede è che il numero di morti che c'è stato in questi periodi è fondamentalmente legato a vecchi e a persone che avevano malattie pregresse, che appunto non avendo una condotta, come dire, farmacologica attiva, perché non sono mai stati abituati a prendere farmaci, pensiamo al vecchiotto nostro che va sempre dal medico di base a misurarsi la pressione, banalmente, gli arriva una piccola influenza, qual è il Covid in questo momento, e chiaramente ti manda KO. Perché se manda KO i quarantenni con, ho visto febbri folli, 39 e mezzo, 40, gole distrutte, gente devastata per 3-4 giorni, però che adesso sta benissimo. E mi hanno anche detto dopo, sì, hai ragione, era un'influenza brutale, ma era un'influenza. Purtroppo so di gente che conosco, che ho anche visto, che è morta, però erano ottantenni, più che ottantenni. Quindi adesso loro sono 1,5 miliardi. Se noi andiamo, tutto ciò che è cinese va moltiplicato per un cioè va diviso per un fattore 1.000 rispetto a uno standard italiano. Io ero in città che aveva, era a Shenzhen, nella parte finale del mio periodo. Shenzhen fa 15 milioni di abitanti, quindi un quarto della popolazione italiana. Ed è chiaro che se in Italia ci sono 1.000 morti, è come ce ne fossero 1 milione, perché è tutto scalato in 1.000. Quindi, per riassumere, gli errori che ha fatto la Cina nel passato, quali sono stati? Di quelli di chiudere troppo, troppo presto, e non avendo un sistema di gestione delle patologie a livello proprio di esperienza personale, esperienza individuale, ha fatto sì che le persone si fidassero brutalmente di quello che gli venisse detto e non si rifiutassero di sottostare a quello che veniva fatto. Aggiungo un altro passaggio. Quando noi abbiamo avuto il lockdown di Conte, Sì, ricordo. Il terribile lockdown di Conte, i cinesi a cui glielo hanno raccontato hanno detto che lo sapevano perché l'avevano letto nei giornali, perché chiaramente gli esempi cinesi esportati in giro per il mondo diventano esempi utili, no? Però Certo. ci prendevano in giro. Perché ci prendevano in giro? Perché loro, quando devono stare in casa per settimane, riescono a farlo, perché loro sono molto autarchici. Cioè, il loro lockdown vuol dire non stare in casa chiuso, ma vuol dire non uscire dalla città. Però capiamo bene che una città da 15 milioni di abitanti vorrebbe dire non uscire dal nord Italia. Ah, ma quindi quello che passava come lockdown ferreo cinese in realtà consisteva in non uscire dalla città, non in non uscire dalla propria casa? Loro avevano cosa? Avevano un sistema c'erano quelle foto con le guardie armate Sì, dagli sì. edifici, no? Che ti sparano se non esci. Non era proprio così. Cioè, il sistema com'è? Lo Stato interviene molto bene nelle città molto grandi e interviene molto male nelle città molto piccole. Io ho visto, perché avevo un amico italiano che era in una cittadina vicino a Nanchino, che cittadina, cioè qualche milione comunque, però molto più piccola rispetto a dove ero io, dove lì lo Stato arriva poco, perché era già un po' più rurale. Allora, cosa succede? Siccome le province non si fidano dello Stato centrale, se lo Stato centrale dice di fare una roba e le province non credono che lo Stato centrale possa garantire loro quella libertà e quella sicurezza nel poter fare quello che loro dicono nei vari protocolli, per un motivo che dopo ti dico, fanno di testa loro. Infatti, cosa succede? È capitato a fine dicembre di un incendio nello Xinjiang dove ci sono gli uiguri, che sono morte delle persone, quelli che hanno causato quelle proteste a Shanghai, là, che è successo un po' di problemi anche con un giornalista della BBC. In realtà, al di là che secondo me lì deriva dal fatto che erano uiguri e non è perché c'era il Covid, ma lì il Che problema è che lo erano, Stato. scusami, non l'ho colto. Perché sappiamo che in Cina c'è il problema con gli uiguri. Che è una minoranza di fede musulmana che è stata negli anni, nei secoli, sempre un po' bistrattata da parte Certo. delle autorità cinesi. E quindi in realtà, secondo me, lì c'era un problema più politico che ricordi. Comunque, al di là di quello, il punto cos'è? Nello Xinjiang lo Stato arriva male, o arriva soltanto per il controllo delle persone. Quindi, cosa è successo? Le piccole città non hanno fiducia in quello che lo Stato dice e quindi fanno di testa propria. Quindi
Tanto che quando hanno aperto tutto, che Xi Jinping ha deciso di aprire tutto perché bisognava aprire tutto, e il motivo è legato a Schulz, se vuoi dopo ti spiego perché, e le varie province non si fidavano di questa cosa e si sono rifiutate di farlo, tanto che hanno cominciato a mettere i pannelli davanti alle case per evitare che la gente uscisse. Ma dai, pensa Ok? a te. Sì, quindi Pazzesco, hai avuto, quasi io ho letto sequestro. di... Era quasi sequestro, ma io ho letto dei comunicati del governo totalmente incazzato nei confronti dei governi delle province locali che diceva: dovete, non potete permettere alle persone di non uscire, cioè non inventatevi di chiudere le persone in casa perché devono poter uscire se non c'è nessun No, motivo. questo è importantissimo perché invece in Italia viene sempre fatto passare il governo cinese come un governo estremamente dittatoriale. No, Paradossalmente, in questo caso. allora, è un governo estremamente dittatoriale. Il punto è che è talmente dittatoriale che le province hanno paura delle eventuali ritorsioni, perché c'è un problema di responsabilità. Allora, quando un burocrate commette un errore, nel senso che non accudisce correttamente il cittadino, ne paga le conseguenze dirette, vuol dire che viene licenziato. Questo qua è un problema, capisci? Perché allora succede che se tu prendi il Covid e sei sotto la mia giurisdizione, sotto il mio controllo, è colpa mia se ti prendi il Covid. Io mi sono fatto 10 giorni di quarantena nei Covid hotel quando sono arrivato dall'Italia, ok, a Tianjin quando sono arrivato, e mi hanno fatto i tamponi anche 2 volte al giorno in una maniera Certo. brutale, giù Mamma per mia. la gola che mi veniva da piangere, ok? Il problema è, mi hanno spiegato, che la tizia del mio piano, poverina, quella vestita da Ghostbuster, presente i cinesi, ecco, quelli vestiti di bianco che girano nella varichina per cercare di non prendere niente, avevano paura perché se qualcuno delle persone che era sotto, che lei doveva controllare in quel piano, veniva in qualche modo infettata, lei perdeva il lavoro. Allora, Cazzarola. capisci che questa cosa non è accettabile, sarebbe come dire che il tuo medico di base perde il lavoro se tu ti prendi l'epatite, Cazzarola, c'è per una dirti. responsabilità proprio diretta del singolo. Esatto, quindi le province, sapendo che il governo centrale poi è vendicativo in questo modo, perché storicamente il governo cinese è vendicativo, se ne frega di quello che il governo dice e dice di testa propria. Aggiungo un'altra cosa, quando cambi di provincia è come cambiare stato. Perché ogni provincia, ogni città ha la sua app di tracciamento, una specie del nostro Immuni, ma fatto al 1000%, quindi ho capito Speranza, l'Immuni dove l'ha tirato fuori, perché è uguale a quello cinese. E il punto è che le singole province, quindi parliamo di dire Veneto-Lombardia, perché province vuol dire regioni in Cina, non parlano tra di loro e quindi non si fidano dei test che hai fatto nell'altra città. Quindi, se tu cambi provincia, vai a Shanghai, banalmente, dal Pazzesco. Zhejiang, che ero io, 200 km, no, non mi fido, ti devi fare 3 giorni di test tutti i giorni, perché secondo me l'ha segnato in una zona che era a rischio perché magari c'era un caso su 1 milione di E nel abitanti. frattempo non Cioè, puoi uscire di quello. casa quei 3 giorni? No, no, esci, fai tutto, puoi fare qualsiasi cosa. L'unica roba che ti può succedere è che se il tuo tampone per qualche motivo deve diventare, cioè il tuo Green Pass, diciamo, diventa giallo perché vai vicino a una zona in cui qualcuno era forse positivo, ti rompono in una maniera colossale, tale per cui devi rifarti i tamponi N volte. Però la costrizione in casa non esiste. Io non ho mai messo una mascherina in Cina, attenzione, non ho mai visto nessuno Ah far no? problemi per il fatto che. Mai messo le mascherine Cioè i in Cina. cinesi non mettono Solamente. mascherine in Cina? No, no, la mettono solo per entrare negli uffici governativi. Che so, il municipio, che lì fai conto, c'è un edificio peraltro molto efficiente come sistema, perché se tipo devi andare a pagare una bolletta o devi fare un problema con la televisione, hai questi edifici centralizzati in cui c'è tutto, in ogni piano c'è una roba, quindi con 2 ore ti fai tutte quante le pratiche burocratiche che devi fare. Cioè, Una per parte dire, in un quello. unico palazzo hai l'INPS, l'Agenzia delle Entrate, le Esatto, sì, Poste. es es io ho fatto proprio così perché io avevo richiesto una roba col passaporto, l'altro tizio che era con me doveva fare il permesso di soggiorno, dovevamo fare il permesso lavorativo, era tutto quanto nello stesso edificio in vari Utile. scompartimenti. Molto efficiente, sì, infatti, questa cosa mi hanno detto i cinesi che è una delle di Xi Jinping da quando
è arrivato. Comunque, a parte quello, il punto è che tu entri, ti metti la mascherina, poi in realtà te la puoi togliere. Quindi in realtà loro ti controllano all'ingresso, vedono che hai la mascherina, vedono che hai il Green Pass, chiamiamolo così, anche se non si chiama Green Pass, e poi puoi entrare e fare quello che vuoi. Lo stesso nei ristoranti. Pronto? Abbiamo perso un A attimo Hong il Kong, collegamento. che idealmente che è Cina, però comunque è un paese, è un posto che è un po' più occidentalizzato. Sì. A Hong Kong, siccome io non avevo i vaccini fatti a Hong Kong o riconosciuti dal vaccino, io ho tre dosi, li ho resi in faccia, allo Starbucks di Hong Kong mi hanno tenuto fuori, cioè ho dovuto prendermi il cappuccino e me lo sono bevuto in strada, che faceva 20 gradi perché Hong Kong è caldo. E quindi ridendo ho fatto il Novax fuori, capito? Mentre in Cina sta roba non l'ho mai vista, hai capito? Quindi in realtà è molto peggio il posto occidentalizzato piuttosto che il posto cinese da questo punto di vista. Non so se intendi il Cioè, concetto. paradossalmente, la Cina, che sembra quasi più, oppressiva, paradossalmente ha un livello di efficienza tale che gli permette di gestire il Covid con meno oppressività. Questo stai cercando di dire? Allora, non sono efficienti, Ah sono no. semplicemente, no, non sono efficienti perché efficienza è un'altra roba. Loro semplicemente sono tanti e molto grandi. Quindi loro possono permettersi di chiudere determinate zone senza andare a limitare troppo la vita delle persone, perché hanno un sistema di delivery, per esempio, del cibo, che è estremamente capillare e strutturato. Nessuno va a mangiare nei ristoranti a pranzo, hanno tutti sti migliaia di omini che arrivano, queste motorette elettriche, tra l'altro non Pazzesco. c'è no, non c'è una moto che non sia elettrica, che ti porta il cibo a casa. Cioè, tu immaginati, sei a Montegrotto in lockdown, cosa vuol dire? Vuol dire che tu non puoi fare niente, perché a Niente. Montegrotto non c'è niente, capito? Cioè, è questo il punto. Qual è il problema della Cina? Il problema della Cina è che il grosso dei morti arrivano non dalle città, ma arrivano dalle campagne, dove lo Stato non arriva. E dove non arrivano manco le informazioni. Io non sono neanche riuscito ad andare nelle campagne, gliel'ho chiesto, ma non mi volevano portare perché si vergognano delle loro campagne. Ah. C'è una disparità talmente grande tra la povertà delle campagne e la ricchezza, l'opulenza delle città, per cui sono pianeti completamente diversi. Pensa un Quindi io po'. sono convinto che tutti i morti che si vedono in TV con i forni crematori pieni arrivano da gente, da vecchiotti delle campagne, non delle città. Capito? Quindi il problema è quello. Il problema è che lo Stato non esiste nelle campagne. Loro vogliono dire di sì, ma in realtà lo Stato non esiste. C'è gente, secondo me, che nelle campagne manco sa che esiste il Covid. Certo, Capito? allora io colgo la palla al balzo, hai parlato di moto elettriche, si parla tanto di transizione energetica. La Cina sarà il nostro punto di riferimento per questo prossimo futuro? Beh, la Cina è già il punto di riferimento per la parte elettrica, anche perché hanno il 90% delle terre rare necessarie per costruire le batterie e tutti i dispositivi tecnologici derivati. Ieri è notizia di ieri che hanno trovato al largo della Svezia una fonte probabile di scandio e di litio che potrebbe essere sufficiente per garantire l'approvvigionamento dell'Occidente. Il problema è che la Cina può permettersi di essere autarchica, quindi costruirsi tutto internamente e avere un mercato interno che si sviluppa. L'Europa no, e questo è il problema grosso. Quindi da qua a dire cosa succederà nei prossimi anni non lo so. Io ti dico che Xi Jinping ha aperto, e qua torno alla domanda di prima, Xi Jinping ha aperto tutto perché? Ha aperto tutto perché grazie a Scholz, che è uno dei pochi politici che funziona in Europa oggi, dopo l'incontro che ha avuto con Scholz a Pechino, e Xi Jinping e Scholz sono messi d'accordo per poter vendere vincendevolmente in Cina il Pfizer, il vaccino Pfizer, e in Europa il Sinovac, che è il vaccino porcheria cinese. Questo fa sì che a nessuno conviene la chiusura, anzi conviene che il vaccino, cioè conviene che il Covid diventi endemico il più possibile, in modo che più persone possano essere vaccinate. In Cina il tasso di vaccinazione è bassissimo, è tipo meno del 50%, quindi era evidente che appena avessero aperto tutto sarebbe successo un casino.
Era anche una Oh, cosa ma che si questa è sapevano. scusami, ti interrompo, una notizia fondamentale. Cioè, il casino può essere anche dovuto, l'entità del casino, al fatto che meno del 50% dei cinesi è vaccinato. Beh, questo è un dato noto però, si sa questo, eh? Cioè, non è un segreto. E anche lì, se vai a vedere, meno del 50% perché? Perché il grosso delle persone in città sono vaccinate e quindi lì hai un discreto grado di Copertura. protezione. Esatto, nelle campagne no, perché nelle campagne non si riesce ad accedere al welfare, al sistema sanitario, perché appunto non esiste il medico di base, è sempre lì il problema. Quindi, cioè, È incredibile. il modello cinese non è efficiente, è intrinsecamente non efficiente, essendo un sistema paternalista che si basa sul fatto che se io, il governo, dico che questa cosa va fatta, tu persona lo fai perché ti fidi e non hai alternative se non fidarti. Perché non hai altro modo per informarti, perché è Ecco, tutto completamente bloccato. Francesco, tu oltre che essere appunto un professore ed essere stato in Cina per questioni di ricerca scientifica, sei anche, come dicevamo in apertura alla puntata, il presidente di Quarto Quadrante e ti occupi di questioni geopolitiche d'attualità. Beh, abbiamo fatto anche un bel evento, avete fatto un bel evento con Borgonovo, sempre sulla questione Covid legata allo sport. Allora, qua l'attualità è vedere la Russia contro l'Ucraina, questioni di transizione energetica, la Russia che si sta un po' via via, diciamo, dissolvendo nella sua importanza. Dico, questo spazio potrà essere preso dalla Cina? Allora, la Russia in realtà è un falso grande paese, nel senso che è grande perché è grande strutturalmente come estensione, ma dal punto di vista geopolitico vale poco. Il problema, secondo me, non è tanto energetico, è quello che succederà dopo, perché l'unico vantaggio, se si può dire tale, dell'URSS, che c'era all'epoca dell'URSS, è che riuscivi a mantenere varie anime dentro un bacino che era confinato. Se domani un Putin o un Medvedev o quello che è decidono, cioè decidono, c'è un cambiamento di regime tale per cui c'è un'esplosione degli vari staterelli russi in altri 30 piccoli staterelli, vorrebbe La dire che tu hai 30, federazione. esatto, vorrebbe dire che tu hai 30 piccole Coree del Nord, dove hai 30 potenziali siti con bombe atomiche. Cioè, il problema è quello, secondo me, è solo di sicurezza, perché oggi stati come il Turkmenistan o zone come la Kamchatka o anche l'Ucraina stessa avevano un certo tipo di controllo geopolitico tale per cui, di stabilità geopolitica tale per cui questi paesi non avrebbero potuto nuocere ad alcuno perché non gli conveniva farlo. Ma nel momento in cui devono battere moneta propria, hanno una propria bandiera, hanno proprio un governo e propri capi, c'è il rischio di vedere tanti piccoli Kim Il-sung, tanti piccoli nordcoreani impazziti da gestire. A quel punto sarebbe meglio avere una grande Russia da gestire come è adesso, Certo. piuttosto che avere 30 nuovi focolai di problemi in tutta l'Asia. E dice una cosa Io la vedo sacrosanta così. toccata dall'IMES nel suo scorso numero, proprio la questione del pericolo che la Russia diventi sempre più federale, sempre più divisa e che questo crei da un lato un depotenziamento della Russia come potenza geopolitica, dall'altro quello che hai appena detto tu e l'IMES l'aveva proprio previsto e anche tu in questo caso, l'ennesima previsione. In Vabbè, diretta. io l'articolo di Limes non l'avevo letto, però è abbastanza ovvio che se tu hai un sistema che è difficilmente gestibile a livello decentralizzato e lo mantieni sotto un enclave, ti faccio un altro esempio, i Balcani. I Balcani, brutto da dire, ma con Tito funzionavano, nel senso che non stavano. Cioè, tutti i vari problemi di varie guerriglie tra le varie etnie venivano più o meno gestiti, come venivano gestiti molto bene sotto gli Asburgo ai tempi degli austro-ungarici, no? Cioè, sono andati avanti 1000 anni mantenendo varie etnie al loro interno. Nel momento in cui esplode il sistema, si scoperchia il vaso di Pandora, ciascuno vuole fare il suo e Quello è. queste teste calde difficilmente si gestiscono. Quindi, cioè, capisci, ci sono dei problemi, ci sono dei posti che sono intrinsecamente problematici e hanno necessità di un controllo dall'alto che li mantenga chiusi. E te lo dico da estremo sostenitore del federalismo, ma il federalismo Ma non ha senso certo.
perché ci sono dei posti dove il federalismo non può funzionare per definizione, capito? Certo, dipende e anche uno, dalla uno, storia. Uno di questi è la Russia e anche la Cina, perché anche la Cina è un sistema estremamente federale. Nei millenni in cui è vissuta non ha mai avuto, a parte qualche periodo, di grande controllo centralizzato. Ogni provincia cercava sempre di tenersi autonoma una rispetto all'altra, e ogni volta che una dinastia cadeva, cadeva per eccesso di centralismo, capito? Quindi queste spinte autonomistiche nei vari posti devono avere un senso se il posto in cui queste spinte vengono fuori ha senso. Oggi la Russia è meglio tenerla unita che tenerla spaccata, e questo purtroppo gli Stati Uniti lo devono capire, secondo me lo sanno anche in realtà. Però a loro non conviene capirlo. Beh, non sono così sicuro, adesso non so cosa dice l'IMES in merito, ma secondo me anche gli Stati Uniti, è molto più semplice per gli Stati Uniti avere una Russia morente unita da controllare piuttosto che avere 30 centri da controllare dopo. Ci si può alleare con gli staterelli. Io la vedo così, insomma. Comunque, ecco, questo non c'entra col no. Covid. Ecco, siamo quasi in chiusura. Sì. Allora, io ti strappo un'ennesima previsione, ormai questa è tradizione, ogni volta che tu sei nostro gradito ospite concludiamo con una previsione che purtroppo sino ad ora si sono sempre avverate. Allora, voglio 1000 euro per ogni previsione azzeccata. Però. Faremo una puntata ad hoc di previsioni, Nostradamus. Allora, quale sarà il futuro del Covid in Italia? Siamo in inverno, la Cina è quella che è, ha quella situazione che abbiamo descritto. L'Italia, secondo te, come andrà avanti col Covid? Ma allora, il Covid mi pare di capire che per fortuna non fa più paura. La mia paura non è tanto il Covid, ma è quello che potrebbe essere il Green Pass. Perché purtroppo il governo Meloni non ha detto nulla sulla sua incostituzionalità, che a mio modo di vedere il Green Pass è, dopo le leggi razziali, la più grande onta giuridica del nostro paese. Sono d'accordo. E io purtroppo non ho visto nessuna presa di posizione in questo senso, perché io continuo a sostenere che il Green Pass è esattamente quello che fa la Cina con la scala, con ranking sociale. Io penso che il Green Pass verrà riutilizzato in un futuro, magari molto lontano, tipo da 10 anni, non dico domani, ma verrà utilizzato per controllare persone e limitarne magari l'accesso a un mutuo se non ha pagato una multa o non ha pagato una bolletta o qualsiasi altra idiozia che potrebbe diventare illegale da un giorno all'altro. E questa è la mia paura. Io penso che il Covid sia una roba archiviata, nessuno può più permettersi chiusure, perché dopo guerra, recessioni, inflazione galoppante per stampaggio di moneta a caso, tipo pagliacciate come il PNRR, evidentemente non si può più considerare il Covid come una minaccia. Questo lo dico molto tranquillamente. Però io ho paura che invece, siccome lo Stato ha visto che può controllare facilmente le persone toccandole sulla sicurezza, sulla salute, io sono convinto che il Green Pass purtroppo tornerà ancora protagonista con un altro nome e in un'altra forma. Devo dire che è un intervento molto intelligente e interessante. Come vedete, cari amici a casa, quando si ha la fortuna e l'onore di avere ospiti che hanno una testa pensante e che sanno approfondire ciò di cui parlano con dei riscontri concreti e pratici, la trasmissione televisiva diventa un vero e proprio approfondimento. E devo dire che ai tempi nostri approfondimenti del genere in TV non spesso si vedono e si possono ascoltare, quindi non posso che essere grata per la sua partecipazione qui a Extra di Francesco Lamberti, veramente grazie. Bene, grazie a voi. Vi aggiungo una cosa, sì. io sono un complottaro per definizione, perché ormai devi essere complottaro per pensare un po' con la tua testa, e la Cina ha un grosso problema di comunicazione. Proprio un problema di traduzione, quindi io penso che il grosso delle problematiche che si vedono con la Cina per il Covid non siano dovute a costrutti geopolitici per renderti oddio la Cina, ma proprio perché non si riesce ad avere una comunicazione diretta con i cinesi. E io l'ho provato, perché ero a Shenzhen, era un giorno molto freddo che pioveva, c'era un tizio che puliva una piazza,
un turbino, c'era un ragazzo russo che era là con me, mi fa: "Oh, guarda, sembra che siano in lockdown". Io ho detto: "Oh, facciamo lo scherzone". E ho fatto la foto che si vedeva proprio il lobino da solo che puliva la piazza, in realtà di fianco a me eravamo in 2 milioni. E ho detto: "Attenzione, lockdown a Shenzhen di nuovo". L'ho messa sui social, boom, oh, incredibile, come hanno fatto cosa? Quindi in realtà è tutto legato a un problema di comunicazione. La comunicazione è importante e i cinesi purtroppo non aiutano in questo. E devono un po' risolvere questo problema, se no perderanno sempre di credibilità nei confronti delle persone che vivono all'estero. Certo. Bene, grazie al professor Lamberti per essere stato in nostra compagnia. Le tematiche di cui parlare in futuro sono sempre molte, quindi avremo piacere di averti anche qui in presenza negli studi televisivi di Caffè TV24. Ti auguro una buona partita intanto, perché so che sei nel Non milanese. si, sì, ma no, non si dice, non si dice, non Non si si devono dice? svelare queste cose. Non si dice? Benissimo, allora buon weekend e un caro saluto da tutta la redazione, anche da Davide, il nostro prezioso regista. E cari amici, noi ci diamo appuntamento molto presto, tra una settimana sulla stessa rete alla stessa ora, per Caffè TV24 con un'altra puntata di Extra. Presto, grazie.